Ho detto qui che tanto non si vede solo l'albergo, eh? E dicevo, allora dicevate che praticamente ci ha fatto sparire gente, molta gente che dati. Ogni giorno gente sparire. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo. Sì. Proprio ogni giorno. Proprio ogni giorno, sì. Ogni giorno succede. Se entro a case, arrestano gente, portano via, prendono pure i soldi, gioielli. Ma sono ribelli, sono del Chad oppure sono libici i soldati, no? Sono libici. Sai cosa fanno? Mandano soldati a certi casi ricchi, sì. Capito? E portano gente e pigliano tutte le cose, i soldi, i gioielli, e poi quando arrestano gente le mandano via. Non carcerare il tempo, eh? No. Sono per il momento per pigliano tutte le cose, dopo. Ah, prendono tutti i robi, conti correnti, soldi, eccetera, eccetera, per tenere fermi lì. Sì. Anche i pinghi sono ladri, rubano, sì. Rubano anche in negozi, per esempio, negozi che sì. Vendere il mangiare per tutti, vengono, compri tanti, dopo dove il conto non c'è il conto, non c'è, si prende il bastone alla testa, si balla, si la spalla, allora poi sì, era bene, sì. Sì, la mattina sono normale, sì, come così. Ma proprio. E ora quanto pensate che dura ancora tanto lui, Vecce? Questa guerra durerà ancora tanto o c'è non bisogno? So. Non si sa mai. A me penso proprio fascino, penso. Però sì, a poco di mese, sì. Minimo un mese, massimo 2 mesi, quasi. No, non si sa mai. Non penso così. Dipende. Ma dipende la Libia senza Gheddafi, cosa secondo voi? È meglio, il paradiso. È un paradiso. Ma Gheddafi ha 42 anni che vive in Libia. Mm. 42 anni, allora Libia ricca, una ricca, molto ricca. Sì, molto ricca. Ma c'è anche la famiglia che non mangia carne, per un mese non uscire a casa. Sì. Un mese, una volta, carne. Sì. Sì. Anche vivono la casa proprio deserto, non c'è niente, non c'è acqua, non c'è niente, proprio. Ma una ricca, come fa questa? Un paese ricco? Un paese ricco, sì. E cioè essere, può essere molto più sviluppo di quello che c'è ora. Certo. Certo. C'è tante lui cose da fare. Tante, tantissime. Lui non ha fatto nulla comunque per il paese, per la città, infrastructure, no? Sì. Zero. Infrastrutture, niente. Sì. Niente. C'è gente infame, no? Fame. C'è gente che ha la fame. C'è la fame. Ma voi dove rientrate ora in Libia? Com'è? Rientrate a Tripoli? A Tripoli, sì. A Tripoli. Lì, ma il problema più grosso ora è lì. È lì a Tripoli il problema grosso. Il centro di Tripoli. E per quanto riguarda gli eserciti, cioè l'Europa manca l'intervento grosso, manca. Cioè il popolo libico vuole l'intervento della NATO o non lo vuole? Perché vogliono, per liberarci, no? Vogliono. Ma sono tanti che questa guerra dura netto finché buttano via il presidente. Ma c'è la speranza di elezioni come qui in Tunisia? Di questo cambiamento democratico? No, penso. No, comunque il nostro paese è diverso. Non è uguale. E chi può prendere? Però speriamo di meglio, no? Certo, dovrebbe essere meglio, almeno meglio. Comunque sarà meglio, perché non c'è mai ha visto un
un presidente di genere, questo Gheddafi, e lui è male, male. Pazzo. Di basso di Hitler, basso di Bruce. Questo è grande dettatore. Più, mai. Capito? No. Ma c'ha tanti soldi ancora. Tanti soldi, sì. Avevo 40 anni, da 40 anni, amico mio, anche in Libia, tanti petroli, tanti gas. Da 40 anni ci sono più. Allora, non ha fatto niente lì nel Libia, 40 anni. Ha fatto niente. Proprio sì. Da 40 anni, scusa. Quindi c'è da sperare solo che l'intervento sia un pochino più veloce che questo processo. Magari. E ora come fate senza lavorare? Cioè, un problema. Un grandissimo problema. Grande problema, sì. Io lavoro, io sono commerciante, cioè, e allora il mio lavoro è bloccato. Tutto bloccato? Sì, tutto bloccato, sì. Hai spinto soldi? Vado alla banca. No, sì. Non si può tirare i soldi più di 500 dinari al mese. Al mese, sì. Ci sono le famiglie che hanno bisogno più di soldi. Perché se non sta fuori... 2000 dinari al mese. Ah, non puoi ritirare, le banche bloccate. Non puoi tirare bloccate. Bloccate, sì. Sai il mio conto corrente? Quando vado alla banca, dicono che non c'è soldi, scusa. Sai perché? Perché riporto lui, Gheddafi, per pagare il soldato. Soldati, sì, ogni giorno, non so, $1,000 o 1,500 dollari. Con quelli che l'ho portato fuori, con la forciata. Si parla di pagano ogni giorno. Con i soldi, non so, sì, $1,000 quasi, 1,000 o 2,000 dollari. Ogni giorno. A persona? Sì, a persona, sì. Per ammazzare il mobile, sì. Ma proprio il dettatore, grande. Ma a Bengasi i ribelli sono tanti, aumentano, oppure com'è la situazione? No, Bengasi? Sì. No, Bengasi è libera, la città è liberata, sì, è liberata. Ma aumentano, sì. I ribelli, cioè quelli che aumentano, oppure... No, non aumentano. No. Ancora pochi sono, sì, all'est. Bravissimi, vanno. Sì. Quando se sono meglio, se mi dicono. Ne hanno i chicchi, hanno mamma, come tutte le altre. No, bugiardo, no. Non mentono. Comunque, l'unica. Ma penso che. Se va via Gheddafi, penso sia per tutto il Nord Africa. Sì, tutti, sì, tutti. Per tutto il Nord Africa, tutti, sia, sì, una liberazione. Sì, tutto. È l'unico rischio però che vengano a prendere il petrolio. Se viene, se viene da NATO, se vengono, sì, a dare una mano, però da un'altra parte, sì, una mano danno e dall'altra prendono. Però meglio di restare così. Meglio di restare così. Meglio, sì. Così non c'è niente. Non costa niente proprio, sì. Zero proprio, sì. Che sia lui o che sia voi. L'importante è che usci di Gheddafi. Non mi frega, non mi interessa il petrolio. Sì. Non mi interessa quello che è passato di tutta la famiglia. Libertà. È libertà. Per vivere libertà. Non mi interessa, io sono il lavoro. Mai guadagno il Gheddafi, manca un dollaro. Certo. Io adesso siamo 45 anni, non guadagno niente. Ho lavoro solo. A me non mi interessa, petrolio, a me interessa il Gheddafi, quello civile, il passato. Lui vuole restare per sempre. Questo non va bene. Sì. Nessuno resta per sempre, a parte Berlusconi, che ormai è 20 anni, l'età. Sì, sì. Siamo lì. Siamo lì, sì. Anche lui ruba abbastanza. Sì. Però non c'è nessuno simile di Gheddafi. No, sì. Non ho mai visto una persona di genere. Come Gheddafi, sì. Cattivo, sì. Cattiveria proprio. Sì, cattiveria. Proprio. Comunque, appena se ne va, è buono per tutto il mondo, sì. E si incomincerà a rivoluzionare tutto, sia l'Europa, e cambierà il prezzo un po' più. Sì, speriamo. Peggio.